Siamo con Luca Soffer per Biathlon Azzurro qui a Lavazze. Intanto Lucchi, diciamo, sei reduce da forse la miglior stagione della tua carriera, anche perché sei riuscito a vincere a Östersund. E c'è forte motivazione forse dopo i risultati della scorsa stagione per questa che poi sarà la stagione olimpica? Beh, sicuramente c'è una spinta molto grande dopo i risultati dell'anno scorso. E spero di continuare lì dove ho smesso, perché è sempre difficile riconfermarsi su questi livelli, però ci provo a dar tutto e poi vedremo cosa viene fuori. Però diciamo, come hai detto te, la miglior stagione da punteggio sicuramente, però se poi prendi quell'altro dove sono arrivato quinto, avevo anche meno punti, però stranamente ero più in avanti. Anche perché la concorrenza, diciamo, anche quest'anno si farà sentire, ecco. E su quali aspetti stai lavorando per ridurre il gap, magari non dico essere lì per la classifica generale, però essere al pari dei vari big che lotteranno per questa coppa? Ma diciamo, in generale sto lavorando tanto anche per me stesso sulla sciata, perché abbiamo visto che ho dei margini ancora sulla sciata, di aver la sciata più lunga, più potente, diciamo, in questo momento, e poi devo proprio cercare di riuscire a aumentare ancora qualche percentuale il tiro, che sono già riuscito a farlo più che bene l'anno scorso, però più ne prendi più sei davanti nella gara, quello alla fine si vede sulle classifiche, per cui bisogna lavorare anche lì, anche sulla velocità, però la percentualità è sicuramente quella dove si deve riuscire a essere più alto possibile. Ok, perché poi anche qui a Lavazze abbiamo visto allenarti con Dora al tiro, che penso sia uno stimolo abbastanza forte per migliorare. Beh, quello chiaramente, però c'è sempre una sfida tra noi due, ci si gioca il gelato, ci si gioca la merenda o la birretta della sera dopo qualche allenamento lungo, per cui è sempre una motivazione in più battere lei, perché si sa che è una tiratrice, soprattutto d'inverno, che li prende quasi sempre tutti, per cui più ne prendo d'estate, magari riesco a portare sempre di più d'inverno. Ok, invece sulle prime preparazioni, diciamo, la parte estiva, ho visto sia in pista d'atletica che sugli skiroll, comunque i ragazzi provano a inseguirti, però a parte forse Dido, devono ancora mangiarne di pappa per arrivare al tuo livello. Ma diciamo, di corsa io sono sempre stato uno che gli piaceva la corsa e che la pratica anche tanta. L'unica cosa è che la pista veramente ammazza i polpacci e ho fatto fatica dopo qualche seduta, infatti ho dovuto rifiutare le ultime sedute che abbiamo fatto, però diciamo la maggior parte ho fatta e si vede adesso, visto che segui Strava, vedi anche che i giovani crescono, altro che, sono veramente forti e non vedo l'ora che poi riescano a portare il loro potenziale anche in gara d'inverno, e ne sono certo e sicuro che arrivano bei risultati anche da parte loro. Ok, ma invece per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, ti vedremo sicuramente a Wiesbaden, dove speriamo ci sia anche un po' di pubblico, e poi la speranza, vale lo stesso discorso per i campionati italiani ad Anterselva. Beh, il primo appuntamento importante è sicuramente Wiesbaden, perché abbiamo un gran bel livello che abbiamo visto anche sulla lista dei partecipanti, e alla fine è un punto di riferimento anche per tutti quanti gli atleti che partecipano, perché è una gara internazionale, una gara veramente dura, perché una pista così poche volte l'ho vista d'estate, poi te la fanno fare non una volta ma due gare, si fa in quella giornata lì, per cui non vedo l'ora di prepararmi anche bene per quella gara là e poi di cercare di dare il meglio di me, e poi toccherà fare gli italiani e la settimana prima facciamo qualche gara durante i campionati austriaci. Ok, in bocca al lupo e poi vedremo l'inverno, ci arriviamo un passo alla volta. Crepi lupo, vedrai.